Bene, bene signori, allora mi sono segnato qui al volo che cosa fare se lui ti vuole solo portare a letto, no? Cos'è che devi fare, no? È una domanda classica, molte donne, molte persone fanno questa domanda, si chiedono che cos'è che devo fare per portare, sì, per portare, cos'è che devo fare se lui vuole solo e esclusivamente portarmi a letto? Allora ragazzi, non è che c'è ovviamente una soluzione universale a questo tipo di problema, però ne converrete con me che magari conviene iniziare un attimo a osservare quelle che sono le parole che dice un uomo, quindi i termini iniziali che usa nei vostri confronti, quello che dice in generale. Se io riesco a concentrarmi più o meno su quello che dice all'inizio, riesco a farmi un'idea. Posso anche capire se poi mi vuole portare a letto o meno. Ora, una persona che ti vuole solo portare a letto, chiaramente cos'è che ti dirà all'inizio? Allora, due cose principali. La prima è che non vuole relazioni stabili, no? Cercando l'orario, ma non c'è l'orario, quindi non so che cazzo, non so quanto durerà questo video, ok? Quindi la prima è che non vuole relazioni stabili. La seconda è che chiaramente non vuole, nel senso, non c'è un match tra quello che dice e quello che fa. Ora, perché vuoi concentrarti su questo? Perché solo così facendo puoi riuscire a dosarti dall'essere troppo, tra virgolette, disponibile nei suoi confronti. Essere troppo disponibile significa essere troppo, aperta, troppo volenterosa nel voler passare tempo con lui. Quando un uomo ti vuole solo portare a letto, ti dirà inizialmente che non vuole relazioni stabili. E ancora, per esempio, un'altra terza opzione sarà il dirti e suggerirti a più riprese che, beh, sai, io non è il momento, non mi trovo bene, non è la situazione giusta, dovrei fare di più, dovrei fare altro. Devo impegnarmi per altre cose, tutte cose con queste cazzate, no? Che ovviamente fanno capire e fanno comprendere magari che ci sia un problema serio in fondo, ma in realtà non c'è nessun problema, cioè alla fine dei conti non c'è una vera e propria dinamica reale di problematica, se non quella che già ti ha etichettato, cioè lui ti ha già messo, tra virgolette, nella zona per relazione stabile. Ho trovato un modo per cronometrare. Ok, nella zona, scusami, relazione tra virgolette solo fisica, quindi solo per portarti a letto. Ora, un uomo che ti vuole solo portare a letto si porre, pone in questo modo. Quando si pone in questo modo, cos'è che devi fare? Devi dosare. No? Come dicevo prima, devi dosare quella presenza, cioè essere troppo disponibile, dare la possibilità di entrare spesso nella tua vita, di esserci nella tua vita costantemente, non ti aiuterà a tenerlo a bada, ok? Non ti aiuterà a tenere sotto controllo quelle che sono le tue emozioni. Piuttosto invece creerà un turbinio, un mixture, un mix di quelli che sono i sentimenti che provi nei suoi confronti adesso e ovviamente poi un continuum di questi, quindi i sentimenti continueranno e col passare del tempo ti sentirai veramente di merda, perché poi più va avanti il tempo e più tu sarai attaccata. Ora, se lui, quando vi vedete, ok, fate solo quello, per te è grave, perché tutti gli atteggiamenti che lui applicherà nei tuoi confronti saranno atteggiamenti per arrivare a, farà solo quello, quindi porterà solo a letto, non si impegnerà per altro e non si infatuerà nemmeno. Per assurdo, per favorire l'infatuazione con un uomo, tra virgolette, l'ideale sarebbe quello di lasciare che lui entri a far parte della tua vita, ok? E magari col passare del tempo faccia cose insieme a te, faccia le tue daily chores. Le tue daily chores sono le cose che fai giornalmente. Magari, non so, ti impegni che ne so, nel volontariato, devi andare a fare shopping e ti fai accompagnare da lui, ti fai portare da lui, ti fai corteggiare da lui, fai fare cose. Se non gli fai fare cose,
Non c'è una soluzione, non ci sarà una soluzione, perché continuerà ad avere sempre quello che vuole ed è solo portarti a letto, ok? Quindi che cos'è che devi fare? Ti devi distaccare, cioè nel senso devi dare dei paletti. Tra l'altro, quando ci vai solo esclusivamente a letto, adesso immagino insomma le migliaia di persone vedranno questo io, andranno a letto con un'oranza, cioè avrete questo problema, a volte ci penso veramente buffo, no? Senso immaginare che molte persone che guardano i miei video hanno tutte quante quel tipo di problema. Ed è una cosa così comune, no? Quindi tornando al discorso, quello che devi fare è dosare, ampliare le persone che conosci, quindi aumentare il volume delle persone che conosci così che ti distrai davvero, e ampliare chiaramente quindi il tuo portafoglio, no, di persone che incontri e allo stesso tempo darti un range massimale. Per esempio, parlavo in call l'altra volta con questa ragazza e dico: no, ti devi dare un range di tempo, ok, entro il quale lo vedi, o massimo di attesa. Cioè, nel senso, lo puoi vedere una volta ogni 15 giorni, una volta ogni 20 giorni, e così è già dosato. Ora, in quei 20 giorni, in quel lasso di tempo di 20 giorni, tu non è che dovresti aspettare lui, aspettare che arrivi il momento. In teoria tu dovresti fare altro, cioè in teoria tu dovresti stare a conoscere altre persone. Ma quante persone? Quante persone devi conoscere al mese, in 20 giorni, in una settimana? Il più possibile. Almeno una ogni 7 giorni, una ogni 10 giorni. Conoscere significa letteralmente uscire, andare a prendere un caffè, bere un buon caffè, bere qualcosa, godersi la presenza dell'altra persona. Stop. Ok? Lasciare che questi ti corteggino, lasciare che entrino nella tua vita più persone, più dinamiche, più contesti. Ok? Perché soltanto così riuscirai a far sì che lui comprenda che con te non c'è trippa per gatti. Ma se lui ti chiama tutti i giorni ed è uno che ti vuole solo portare a letto, ma ti ha detto le cose che ti ho detto all'inizio del video, ti chiama ogni sacrosanto giorno, calls you, ok? Eh sì, come va? E ti usa stile fidanzata, per esempio siete amanti, ti contatta e ti parla in stile simil fidanzati, non hai vita lunga, cioè hai vita breve tu a livello sentimentale, cioè stai per arrivare. Ok, perché ti innamori, ti infatui di questa presenza continua, questa presenza costante, continua, con questa persona tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, la chiamata, la chiamata, la chiamata, la call, il messaggino, l'audio, il buongiornissimo. Ti ha già detto che ti vuole solo portare a letto? Ha risposto a quelle che sono le condizioni iniziali che ti ho esposto all'inizio del video, cioè che ti dice che non vuole relazioni stabili, che non è un momento giusto, che non sa quello che vuole, che ti vede bene, sta bene con te, ma non sono sicuro di. A posto, ok, ottimo. Non c'è niente da fare. Ti ha appena risposto, ti ha detto che va bene così, ti ha detto che ok, questa è, that's it, that's the way, ok, that's it. Questa è la risposta, that's it. Cioè è così, punto. È così nel senso che è così che lui ti vede. E le chance che ci sia un ritorno a qualcosa di funzionale sono drasticamente basse. Drasticamente basse, ok? Non sono per niente elevate, sono super basse. Quindi lascia stare e concentrati davvero su te stessa. Se fai focus su te stessa, ti concentri su te stessa e ti concentri su diversificare volume di uomini più possibile, uno ogni 7 giorni, uno ogni 10 giorni, tu puoi davvero cambiare la tua vita. Solo che non ci credi, non lo fai. Le cose sono veramente così semplici, non lo fate. Non capisco perché. Probabilmente non credete in quello che dico, non so, non credete nelle cose che vi suggerisco. Ci sono persone che hanno recensioni, andate a vedere su, hanno lasciato recensioni, hanno fatto cose, hanno messo in pratica. Fate, provate, mettete in pratica, agite. Iscrivetevi al canale, seguitemi qua, ovviamente, su tutti gli altri social, iscrivetevi al canale, sto qua. See you.